Ok, adesso apriamo questa. Non so se ci sia una valchiria oppure no, però magari non è una valchiria ed è un altro punto, il punto per uscire. Qua. Ah, solo due. Ok. Riconoscerei il suo pessimo gusto ovunque. Valchiria? Guardate là, il Ah. pannello mancante di Tyr. Ok. Odino l'avrà rubato. Ma perché? Odino avrà avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Beh, questo è davvero molto insolito. Perché? Che significa? Non lo so proprio. E non è insolito? Testa. Beh, quello è evidentemente Tyr. Sembra in viaggio, forse un viaggio magico. Ma che c'entrano i giganti, tanto da dedicargli un pannello sacro? Temo che questo non sia molto chiaro. Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, ma simboli di altre terre. Significano... Guerra. Già. Come mai? Quello lo conosco molto bene. Beh, se è il dio della guerra. No. I suoi occhi sono dei gioielli, come i tuoi. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Fammi vedere da vicino. Interessante. Ok. Quindi solo lui poteva vedere tutto. Interessante. E quello cos'è? Piani segreti, nascosti da Tyr poiché accessibili a lui solo e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. E proprio sotto il naso di Odino. Oh, avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Che vuoi dire, testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello? Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo. Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta. Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Come la facciamo questa chiave? Suggerisco di chiedere a un nano. Ok, ne conosco qualcuno. Quel simbolo sulla porta del tempio sono molte rune insieme. Unità, speranza. Comunque, Lo stile di Tyr. Ha fatto lui questa volta. prima di andare a Midgard, volevo tornare indietro per vedere appunto cosa c'era in questa porta. Se c'è una valchiria, se ci sono casse, e infatti ci sono delle casse. Cioè, c'è una cassa. Questo Qui cos'è? che Odino raccolse tutti gli indizi su Jotunheim. Nuova pergamena. Ok, la torre mancante. Cercare tracce della torre di Jotunheim è stato inutile. Non solo a Midgard, ma in tutti i regni su cui c'era una torre. Ora non ce n'è. Ora non ne resta altro che un'eco mistica. Ok. Se fosse stata distrutta con la forza rimarrebbero i segni, ma questa traccia magica fa pensare ad altro. Deve essere da qualche altra parte. La nostra orda di leali spie continua a crescere. Non dubito che un giorno la troveremo dovunque sia nascosta. Il custode corvo. Oh. Allora. Talismani non ne ho altri. Gli incantesimi. Non ho ancora capito come faccio a... Come faccio a usarli? Vabbè. Torniamo a Midgard. Ci penseremo poi. Dimmi. Ah, era solo un conato. Ok.
Con questo si scende. Perfetto. Ragazzo. Prima. Quello che hai visto. Io non ho visto niente. Non mi hai visto con qualcuno. Con un vecchio. Quale vecchio? Ce ne andiamo. Sì. Come vuoi. Ok. Bene, torniamo a Midgard e vediamo di forgiare quella chiave. Dov'è quel nano? Appena arriviamo, anzi ci sarebbe anche adesso, però. Ah, è vero che devo fare il giro dall'altra parte. Allora, cerchio, triangolo per tornare a Midgard. Cos'era? Alfheim, regno disponibile. Helheim, regno disponibile. Ok, Asgard non disponibile. Nilfheim non disponibile. Muspelheim, regno disponibile. Prima di continuare la storia, facciamoci un salto. Penso che sia il regno che abbiamo sbloccato con tutti e quattro i... Perché non ci hai detto che Baldur è figlio di Freya? Già, mi sconvolge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya, io... Sto dicendo, con tutti e quattro i codificatori del linguaggio. Che ne pensi, fratello? Testa, come posso ferire Baldur? Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Un attimo, che succede? Un incantesimo non può dire quello che sa. Cosa? Sì, certo, proprio così. Oh, e chissà da quanto tempo. Magari fin da quando lei controlla la mia testa o da quando ho capito come ferire Baldur. Mimir! Sì? Tu hai capito come ferire Baldur? Davvero? Ma Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Basta così. Ok. Modo c'è. Se ci darà altri problemi, lo scopriremo noi. Beh, teoricamente... Ah, devo tornare per forza a Midgard. Posso potenziare l'arma? Posso potenziare l'arma del caos, mi ricordavo bene. Devietta, no, no. L'artiglio lo potrei potenziare, ma uso tutto l'argento che ho. Quindi magari posso creare un'armatura carina. E... i fianchi. Un materiale di prima qualità. Ma a te... Cosa vuol dire? Ah, posso farmi anche i bracciali, allora... facciamoci il set. Forza 21, runico 17. Questo mi dà un mix fra tutto quello che ho. Per quello sto prendendo queste. Poi farò qualcosa del genere, tipo questa. Appena ho gli echi nebbiosi. Per adesso invece no. Restiamo così. Stavamo parlando di qualcosa? No. Ok, grazie per i potenziamenti. Allora, vediamo questo regno. Il regno del fuoco. Ma questa è neve. Cenere. Cenere, sì. Questa viene solo da incendi enormi. Tutto il regno è una fiamma. La fonte del fuoco stesso, del sole e delle stelle, se credi alle leggende. Cioè, noi siamo... Ma non andiamo a fuoco. Non ancora. Beh, si sarà raffreddato dall'alba della creazione, giusto? Neanche il Niflheim è del tutto ghiacciato di questi tempi. È nella natura delle cose. Gli estremi vengono mitigati dal tempo. Il fuoco si intiepidisce, gli uomini invecchiano, le teste vengono tagliate e appese alle cinture. Sì. Così è la vita. Ok, mi
Speriamo che non sia troppo per me. Nel senso, non vorrei che fosse una cosa da esplorare più avanti. Comunque mi sono preso una bella armatura, quindi dovrei poter fare un botto di danni. Presumo che le lame del caos qua non servono a nulla, perché appunto è il regno di fuoco, le lame del caos bruciano. Ah, eccoti là. Ciao. Nel mio campo il calore è dannatamente utile. Rende più duttile perfino lo spazio. Prendete quelle porte magiche. Qui, ragazzo. Un altro. Questo si chiama Surtu. Un gigante di fuoco. Ok. Sì, il primo di tutti. Crea una spada infuocata. Un'arma leggendaria. Combatte contro Thor e Odino. Ma è il passato o il futuro? È una questione di prospettiva. Siete su 11, altari trovati. Ah, scusami, ti ho... Tornate presto con altre cianfrusaglie. Ti ho fermato e adesso non mi parli più. Quindi dobbiamo sfidare quel gigante? Penso che io non senta nulla. Tizzone ardente. Perfetto. Perfetto, perfetto. Sulle cose che mi servono quelle. Ho fatto giusto? Sì, siamo... Siamo nel posto giusto. Wow. È dietro l'angolo. Con la spada. Gran bello spadone. Vuole sapere se siamo pronti ad allenarci. Un'arena. Dove sono? Ok. Quindi questa è un'arena. Sono cose che penso che farò allora più avanti. Adesso provo questa, giusto per vedere un po'. Dovrebbe essere la più facile. La completiamo in poco. Vediamo cosa ci dà. Più che altro. Bastardo. Ok, perché se ci dà dei tizioni ardenti è molto interessante la cosa. Più che altro potrei pensare di farmi una farmata da solo, ovviamente off screen, nel limite del possibile ovviamente, per potermi fare una bella armatura. Sto usando un po' tutto quello che ho per non metterci troppo tempo. Potrei usare anche le lame del caos, ma per questi mostri è molto più efficace. Su. Sto dicendo è molto più efficace usare. Lascia. Un minuto. Per uccidere ancora questi, ok. Ok, nice. 4. No. 3. Due. È rimasto l'ultimo. Wow. Sei l'ultimo rimasto, non fare capricci. Su.
Ricompensa. Incredibile. E guarda, un bottino. Non sarebbe bello trovare dell'incenso ogni tanto? L'odore di solfo stanca in fretta. Vediamo cosa c'è. Tizzone ardente. Ok, qua ci tornerò. Decisamente sì. Adesso proseguiamo con la storia. Non ho intenzione di platinarlo, quindi faccio quello che mi va, diciamo, nel senso, non voglio fare tipo tutte le armature. Se trovo tutti gli artefatti, ok. Ok. Grande arma di morte degli Æsir, il flagello dei giganti. Il martello di Thor. Non sapevo che gli piacessero gli Æsir. Oh, direi di no. Ma successe tanto tempo fa, quando desideravano farsi un nome. Quella volta hanno decisamente esagerato, secondo me. Storia di Mimir. Il martello di Thor, il Mjolnir, è opera di Brock e Sindri. Li ha resi famosi, ma pare che non riescano a perdonarselo. Ciao Brock. Puoi forgiarla? È forse un'arma? Un'armatura? O magari uno strumento di guerra di cui io sono mastro forgiatore? No? Allora scordatela. Anche se io volessi creare quell'insignificante oggetto, danneggerei i miei attrezzi con una cosa tanto delicata ed effeminata. Salda la strati. Si salda a strati con scapslag, a strati sottili, lavorati alternati. Va bene, sapientone. E dove penseresti di trovare un bel pezzo di scapslag? L'ultima volta che ne ho visto uno mi si induriva ancora nelle parti basse. Dai, non mi dire. È davvero... E dove l'hai... Ho dovuto sporcarmi le mani. Nell'impalato, su, diamoci da fare. Come? E tu fabbricheresti qualcosa che non è un'arma? Al diavolo, perché no? Che c'è? Posso cambiare anch'io, no? Oh, attento all'asta. Tieni sciolto il polso. No, tu tieni sciolto il polso. Ehi, mi serve più calore qui. Arriva. Pensi di temperarla più a lungo? Non ce n'è bisogno. L'ho immersa per tre volte nell'olio di Drogher. Vedi? Che inventiva! E che pulizia! Che castorino ingegnoso! Non è mai tardi per imparare un trucco, eh? No, infatti! Ecco! Eccola qui! No! Non scordare questo! Ok. Si sono riuniti. Tu smettila di sorridere. Mi stai dando sui nervi. È solo che è bello vedervi insieme. Ma la runa del vostro marchio ora è diversa. È il prezzo di riforgiare qualcosa che si era rotto. Lo sapevo. Vi volete bene voi due. Oh, smettila, principessina. Se continui mi farai piangere. Mi piace il nuovo marchio. Voi? Sì. Noi abbiamo una missione. No. Perché quell'espressione da rincitrulliti? Andate! Trova la porta misteriosa di Tyr. Mappa. Huh.
Presumo sia lì in basso, quindi come facciamo a scendere? Scendo da qua e poi qua. Eccola qua la porta nascosta. Usiamo la chiave. La runa di Tyr. Eccola. Perfetto. Siamo dentro. Ma cos'è questo posto? Ne so quanto te, fratellino. Allora, accendi quella. Ok. L'albero. Siamo sotto la sala del viaggio tra i regni. Ah. Il suolo è sul soffitto. Le porte del regno sono speculari a quelle in alto. Non c'è un modo. Questo? Cosa vedo? Lassù, Tyr usò la stessa magia per proteggere la runa nera. Dentro potrebbe esserci un indizio. Ah, accanto alla porta di Jotun. Interessante. Ma ci arriviamo? Non da qui. Che succede? Cos'è questo? Bene, ci addentriamo sempre più. Quegli arazzi sembrano arte di gigante. Dirti di aver fatto per loro qualcosa di grosso. Aspetta. Prima di andare là voglio vedere se c'è qualcosa. Ah, ok. Ci sono due ingressi. Non lo so. Leggi cosa c'è scritto però qua. Ehi. Ehi. Ah. Ragazzo, è la runa per Jotunheim. Esatto. E guarda, siamo dall'altra parte della porta. La porta è sotto sopra. A cosa pensi? Indietro. Va bene. No, cosa pensi? Non ho capito. Ah. Si muove. Cosa si muove? Hai visto? Straordinario. La sala è costruita su una specie di assale. Ne ho notato. Possiamo capovolgere il tempio. Ora che si fa? E ora penso che noi dobbiamo scendere ancora. Oh, oh, succede qualcosa. Wow, no, ehi. Va bene, non credo che siano stili. Ragazzo, sulle statue. Ho visto, dice vuoto. Sinistro. Vai, leggi. L'ultimo segue, il primo precede. In mezzo ombra non possiede. Ote. Sei sicuro che capovolgere il tempio sia l'unico modo per raggiungere quella cosa? Hai detto che c'era una via. Il tempio si può capovolgere. Perciò. Stiamo girando. La logica è ineccepibile. Chissà che succede. Capovolgiamo avventatamente una sala che è radicata in altri 8 regni. Certo, sono curioso, ma pensare di arrivare a Jotunheim è un azzardo. Saltiamo pure. Beh, chissà, forse tu e Tyr siete pazzi allo stesso modo.
Ah, qua ce n'è un altro. Ho visto comunque che questi collezionabili sono più o meno sparsi nei punti dove devi andare. Già era questo e molto di più. Sembra che avesse tanti figli. Tanti figli, fratellino, è dire poco. È morto, ma non è stato ucciso. I giganti muoiono di vecchiaia. Forse, sebbene sia raro secondo le leggende. Chi sbatte? Altre trappole mortali. Ecco chi è che stava sbattendo. No, aspetta, aspetta. Perché sono tre queste. Se io passo adesso. Infatti. Tutum. Ah. Ok. Cassa. Visualizza nel menu. Figata questi bracciali. Peccato però. Sono più scarsi dei miei. Questo? Aha. Stavo pensando, perché non lasci che sia il ragazzo a portarmi per un po'? E farti perdere questo? No. Te la stai godendo, non è vero? Ho capito, c'è quella cosa giù in basso. Questo. Ok. Lo sapevo. Devo passare da sotto. Stavo pensando, perché non lasci che scriva? Farci perdere questo. Te la stai godendo, non è vero? Dipende. Wow. Fai quello che devi, fratello. Penso che il bambino siamo. Vabbè. Ok. Lasciali in. Direi che non si riferisce a noi. Beh, spezziamo tutto. Io sto spammando perché sono abituato così, però. Non c'è bisogno.
Ok. E una porta è fatta.